Passiamo alla penultima presentazione. Dai requisiti dell'utente alle applicazioni di osservazione terrestre nel contesto costiero, prodotti e servizi operativi. La presentazione sarà condotta a più mani da colleghi di Ispra. Comincia Antonella Tornato. Buongiorno a tutti. Devi avvicinare perché i microfoni sono un po' di... Buongiorno a tutti. Si sente? Si sente? Ok. Okay. Buongiorno, sono Antonella Tornato, sono il responsabile referente della sezione disseminazione dati, sviluppo e pianificazione del centro di sorveglianza, centro operativo sorveglianza ambientale che rientra nel centro nazionale per le crisi, le emergenze e il danno. Il compito istituzionale della sezione è quello di essere raccordo operativo tra le strutture sia di osservazione che di previsione nell'ambito di quelli che sono i processi decisionali ambientali, anche attraverso quello che forse dovreste probabilmente conoscete molto bene, che è il regolamento Copernicus. Un brevissimo inciso: il regolamento ha come scopo quello di rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente e alla sicurezza che sono utili agli utenti in funzione delle esigenze degli utenti e soprattutto in grado di rispondere al quadro normativo della Comunità Europea. L'ISPRA è un soggetto attivo all'interno di questo regolamento perché è un'interfaccia con tante istituzioni a tavoli diversi, lo vediamo qua con, come sistema dell'SNPA, ma lo vediamo anche in altri contesti, per altri comparti. Questo per il tramite del coordinatore dello User Forum nazionale per il regolamento Copernicus, che è anche delegato nazionale per lo stesso forum, e però europeo, in contesto europeo. L'ISPRA ha strutturato un segretariato Copernicus al quale c'è un gruppo di referenti ISPRA interdipartimentali che fornisce il know-how tecnico-scientifico acquisito nell'ambito sia dell'attività istituzionale che nell'ambito dei progetti ai quali l'ISPRA partecipa. Tutto questo per inquadrare quello che è il raccordo operativo la sezione in questo caso ha messo a punto per il tramite di un metodo di acquisizione dei requisiti. Ho introdotto la parola utenti e il quadro normativo, quindi vi verrà fatta una breve presentazione di come si comporta il metodo di acquisizione dei requisiti con l'identificazione della comunità degli utenti, l'associazione sulla base dei risultati, dei feedback ricevuti a prodotti a valore aggiunto esistenti e la promozione laddove non esistano invece di quelli mancanti, e una seconda parte invece veicolata più su un esempio di realizzazione di un prodotto operativo con dalla definizione di quello che ha il requisito alla promozione proprio di quelli che sono invece i prodotti che eventualmente potrebbero mancare. Il metodo consta di tre fasi essenziali. Le prime due più di consultazione e di elaborazione, poi una terza fase invece di vera e propria analisi e associazione con i prodotti. La prima parte è il coinvolgimento degli utenti, l'identificazione degli utenti sulla base di un quadro normativo molto specifico che noi utilizziamo comunemente nelle nostre attività istituzionali e la definizione di uno strumento di interazione con l'utente. I feedback che vengono raccolti dalla consultazione vengono analizzati e i risultati consentono di associare questi risultati, queste richieste, esigenze a prodotti esistenti mancanti, quindi favorendone appunto lo sviluppo. Tra i prodotti soliti sono quelli che voi maggiormente chiedete, che sono prodotti di mappatura, indici, elaborazione di indici, prodotti che consentano quello che è il monitoraggio qualitativo, quantitativo, distribuito nel tempo e nello spazio.
Il metodo è stato sviluppato dall'ISPRA all'interno di un progetto ad alto contenuto tecnologico, un progetto che è stato finanziato dalla comunità europea per il tramite dell'Agenzia Spaziale Europea e ha visto il coinvolgimento di una forma di public partnership in cui c'erano istituzioni, la parte scientifica e la parte industriale. Questo prodotto, in realtà, questo metodo, era veicolato per l'acquisizione di quelle che erano le specifiche tecniche per sviluppare e promuovere l'applicazione di prodotti da uno specifico sensore satellitare iperspettrale per un'ipotetica e futura, auspicata dal paese, missione Sentinel iperspettrale nel programma Copernicus. Noi lo abbiamo comunque consolidato e ritenuto valido per quello che è invece l'implementazione e lo sviluppo di quelli che sono e devono essere i servizi operativi per il paese. Il regolamento Copernicus, abbiamo detto, ci fornisce il quadro nazionale sul quale si fondano le esigenze degli utenti e abbiamo qua evidenziato la parte che riguarda il comparto acque marine costiere e acque interne, perché vediamo che le direttive europee sono molto trasversali a vari domini di applicazione, ci consentono di avere tantissimi campi di applicazione e quindi essere disponibili e un quadro di riferimento per i molti servizi che già esistono nel Copernicus. Sono base essenziale dello strumento che abbiamo realizzato, cioè che abbiamo pensato, una matrice di interazione come una serie di blocchi di informazioni che viene fornita all'utente e al quale l'utente dovrà poi contribuire con una risposta, fornendo delle risposte numeriche. La prima parte della matrice è un blocco relativo alla norma, alle esigenze, agli obblighi di norma che vengono evidenziati nei vari comparti ambientali, ai quali sono associati dei requisiti da soddisfare da parte dell'utente con una specifica tecnica relativa sia ai comparti ambientali che ai requisiti richiesti al dettaglio di un requisito se chimico piuttosto che fisico o biologico, e poi ai parametri, che è l'aspetto che forse probabilmente comprendete meglio di tutto perché ne abbiamo sentito parlare ampiamente nelle presentazioni precedenti e negli interventi precedenti. Quindi, nel caso specifico di questa comunità utente, qua orientata alla parte delle acque costiere e acque di transizione, i parametri sono l'elemento essenziale attraverso il quale possono contribuire fornendo quelli che sono i requisiti per la comunità stessa. Il contributo dell'utente viene, non so, si viene intanto nel verificare come questa matrice, che è una serie di informazioni, è uno strumento per organizzarle e gestirle e associarle, perché un singolo utente non sia un promotore unico di un requisito, ma che possa essere organizzata in maniera sistematica l'informazione di un'intera comunità e, laddove possibile, di più comunità colaventi con lo stesso interesse, può e deve fornire anche un'indicazione un contributo numerico che ci consenta di identificare quali sono i requisiti più importanti, o meglio i parametri, come li avete indicati voi, in funzione dell'obbligo di legge a cui tali parametri sono associati, con un valore di importanza che può andare naturalmente in valori molto soggettivi nella scelta, se lasciata comunemente all'utente, mentre se indirizzata con una matrice precompilata, può aiutarci poi a leggere e standardizzare e omogenizzare le risposte che vengono ricevute. Quindi un valore di importanza da un valore basso 1 a un valore alto ipoteticamente 5, e attraverso il quale l'elaborazione del quale ci consente di individuare quali di questi parametri hanno il maggior
ricevono il maggior numero di preferenze rispetto alla comunità utente, e le informazioni invece più legate alle specifiche tecniche del parametro, o meglio del prodotto che vi aspettate risponda a quel parametro, come la risoluzione temporale e spaziale, quindi la distribuzione e il monitoraggio di quel parametro, di quel risultato come vi viene fornito. Ora, sarebbe facile finire qua la presentazione, nel senso di presentare uno strumento che è uno strumento di interazione anche, vorrei dire, viva, nel senso che potrebbe essere, chiaramente deve essere migliorata anche nell'acquisizione dell'informazione, potrebbe non essere completa, potrebbe essere esserci dei requisiti che un utente locale trova meno attinenti alla propria attività piuttosto che all'obbligo di norma. Quindi la matrice è una matrice che può essere modificata, implementata e aggiornata continuamente. L'abbiamo utilizzata nel progetto che vi ho, al quale ho fatto cenno in precedenza, e abbiamo pensato potesse essere utile fare un brevissimo cenno a quali sono i risultati, sebbene questi risultati non siano calati nella richiesta di una valutazione delle necessità dell'utente per servizi operativi, ma piuttosto, ricordo, per delle specifiche tecniche specifiche. Questo caso reale vi riporta le preferenze espresse da una comunità di utenti che si occupa appunto di valutazione della qualità ambientale. Non era soltanto l'SNPA coinvolta, qualcuno di voi può avere in qualche modo partecipato, ma era presente anche la parte relativa più alla qualità delle acque interne e alla morfologia delle acque interne. Ebbene, la valutazione delle preferenze espresse rispetto a parametri, sono racchiusi qua con delle grafiche semplicemente per indicarvi i tematismi, la prima sono i parametri chimico-fisici, la seconda chimici, la terza i parametri biologici e in fondo la parte di parametri o indici morfologici. Con il colore abbiamo cercato di individuare quali sono quei parametri che hanno una specificità legata ai requisiti relativi al comparto acque interne, e con il colore blu invece quello che ha riferimento alla qualità acque costiere, per l'azzurro invece quello che è un requisito relativo a entrambi i comparti. In questo caso l'utilizzo della matrice può essere può dare dei risultati anche a volte un po' fuorvianti, o meglio, scusate, il termine non è corretto, dare delle informazioni che non sono quelle che ci si aspettava. Ad esempio, la comunità ha indicato come la batimetria fosse importante per il comparto delle acque interne, e mentre sappiamo che per il comparto acque costiere è un parametro che sicuramente ha necessità di essere utilizzato, ma evidentemente associato e conosciuto, ma evidentemente associato a un requisito di valutazione della qualità delle acque a mare, delle acque costiere, non era un parametro richiesto e necessario. Un altro esempio è il monitoraggio invece delle attività di dragaggio. Erano ritenute attività di interesse, quindi un parametro che consentisse di valutare tali attività, al quale però non è associato la valutazione della turbidità. Un altro esempio invece che è più amichevole è quello della temperatura, perché un parametro di temperatura sappiamo bene che è un parametro universalmente utile, che può essere inteso sia come risultato di una misura diretta e quindi usato tal quale con i dati in situ eccetera, sia come variabile essenziale ambientale, e quindi ne nasce la necessità di fare un monitoraggio che sia distribuito nel tempo e nello spazio, ma sia continuo e sia accurato.
Abbiamo scelto questo parametro per farvi vedere un esempio di come possiamo associare il parametro richiesto al prodotto già esistente. Buongiorno a tutti. Io sono Patrizia De Gaetano dell'ARPA Liguria e faccio parte del gruppo di modellistica appunto dell'ARPA. Allora, cercherò di essere breve e chiara. Dunque, la modellistica numerica in ARPA è stata sviluppata e utilizzata soprattutto in tre macro aree principali: come supporto alle attività istituzionali, come supporto a enti sia per la pianificazione costiera che per la gestione delle emergenze, e poi partecipiamo a numerosi progetti europei. Dunque, la nostra catena operativa previsionale, prima di tutto operativa perché facciamo un run al giorno, tutti i giorni, e previsionale perché prevediamo le variabili principali fisiche su una finestra temporale di 48 ore in tutto il bacino del Mar Ligure, questo qui, utilizzando il modello oceanografico Mike 3D, che ha la caratteristica principale di avere una griglia non strutturata, quindi noi possiamo far variare la risoluzione del nostro modello da 6 km a largo fino ad arrivare a una risoluzione di 500 metri nella fascia costiera, dove abbiamo effettuato un ulteriore zoom nella parte del genovesato fino ad arrivare al Golfo del Tiguglio, arrivando a una risoluzione di 50 metri, poiché siamo interessati proprio a quello che avviene nella zona costiera. Il modello utilizza le condizioni al contorno dal modello europeo, l'MFS, le condizioni in superficie dal modello meteorologico MOLOC, che è sviluppato ed è operativo al centro metro dell'ARPA Liguria, così come il modello di afflussi e deflussi DRIFT, che dà le condizioni degli apporti fluviali al nostro modello. In realtà noi adesso stiamo facendo un upgrade a questa configurazione, poiché vogliamo arrivare a risolvere tutta la costa della Liguria con la risoluzione del Genova Tiguglio. A questo stiamo lavorando attualmente. Benissimo, l'ultima, partendo quindi da questa configurazione di una catena operativa idrodinamica, abbiamo poi successivamente sviluppato diversi applicativi, di cui vi darò brevissimo conto nel seguito. L'ultima cosa che vi vorrei dire su questa catena operativa è che abbiamo sviluppato anche un'interfaccia web che ci permette di visualizzare le mappe dell'idrodinamica del Mar Ligure e del Genova e Tiguglio anche da remoto, quindi possiamo accedervi da un qualsiasi computer e possiamo vedere la previsione in real time per le prossime 48 ore. Questo è molto importante per la gestione delle emergenze. Benissimo, allora iniziamo col supporto alle attività istituzionali del nostro ente. La prima è sicuramente il monitoraggio delle acque di balneazione, quindi la classificazione delle acque in queste quattro classi. Come si configura il nostro modello applicativo balneazione? Sicuramente non è un modello predittivo nel senso di prevedere una situazione critica, ma bensì l'abbiamo concepito come un supporto alla decisione di riapertura nei tratti dove avviene una non conformità. Nel senso che il nostro modello calcola il decadimento batterico in base alle caratteristiche idrodinamiche, quindi simulate dal modello. Siccome si basa sul collegamento tra il carico batterico e l'input fluviale, l'abbiamo per ora limitato a una parte del genovesato. Il nostro scopo è proprio portarlo a tutto l'arco ligure. Lo stesso per quanto riguarda la previsione della concentrazione dell'Ostreopsis ovata, quindi di quest'alga tossica. Nel periodo della balneazione l'ARPA le mette dei bollettini in cui in base ai campionamenti, se ci sono questi boom algali, si interdice la balneabilità. Il nostro modello, anche in questo caso, a valle dell'idrodinamica, calcola
la concentrazione di nuovo di queste alghe tossiche ed è sempre visto nell'ottica di un supporto in un caso di non conformità, cioè in quanto tempo noi prevediamo che la situazione ritorni alla normalità. Per la strategia marina la modellistica numerica si è configurata, diciamo, come supporto soprattutto per quanto riguarda l'acquacoltura, gli input delle foci fluviali, e quello a cui vorremmo arrivare è un modello anche che simuli la concentrazione delle microplastiche. L'esempio che vi riporto è quello invece dell'acquacoltura, è un applicativo basato ovviamente a valle del modello di idrodinamica. L'impianto di acquacoltura che abbiamo considerato è quello a largo di Lavagna, è un impianto offshore. Per questi tipi di impianto la letteratura ci dice che i problemi sono legati alla sedimentazione dei residui del cibo e delle feci, e quindi l'impatto ce lo aspettiamo sul fondale, andare a stimare quale sarà l'area coinvolta dall'impatto, appunto. Le linee guida della Marine Strategy su questo modulo impongono tre stazioni di monitoraggio, di cui una deve essere di controllo. Quindi quello che abbiamo fatto è appunto analizzare l'ampiezza dell'area di deposizione. Ci siamo accorti che eseguendo una simulazione annuale, in quest'area in inverno si ha una forte componente della velocità in questa direzione e quindi effettivamente tutti gli impatti sono spostati e quindi la stazione, questa qui, risulta effettivamente di controllo, mentre d'estate, in primavera, abbiamo un effetto contrario, nel senso che si hanno situazioni ricorrenti di una controcorrente e quindi si ha un accumulo di tipo diverso. Questa stazione non risulta essere sempre di controllo. In questo caso abbiamo verificato i dati, abbiamo visto che effettivamente questa stazione non sempre risulta essere di controllo e quindi abbiamo spostato la stazione di misura. L'altro macro tema, abbiamo detto, è la gestione delle emergenze e il supporto, ad esempio, a Regione Liguria per la pianificazione dell'erosione costiera e quindi la definizione, ad esempio, di piani di gestione integrata della fascia costiera e quindi della redazione dei TAMC. Oppure spesso la Capitaneria di Porto ci chiama per diversi applicativi, quindi fare diverse esercitazioni o dargli un supporto in casi di sversamento di petrolio o altri. Dunque, vi riporto questo esempio perché ci capita quasi annualmente di partecipare a delle esercitazioni antinquinamento con la Capitaneria di Porto. Questo avviene perché vicino all'area di Portofino c'è questa zona di fonda in cui le navi da crociera possono attraccare. E quindi ovviamente, essendo una zona marina protetta, sono tutti molto interessati a quello che potrebbe succedere nel momento in cui ci fosse uno sversamento di carburante da parte della nave. Quindi noi ci rechiamo proprio in Capitaneria di Porto quando ci sono queste emergenze e il nostro compito è proprio aiutarli a simulare quello che succede e quindi mettere le panne in modo tale da limitare il più possibile l'arrivo a costa. Nel caso che vi riporto è quello che abbiamo, l'ultima esercitazione che abbiamo fatto, e in 4 ore dall'inizio del rilascio le prime particelle si sarebbero spiaggiate proprio tra la costa tra Santa Margherita e Portofino. Un altro un altro caso è stato l'incidente della Iplom nel 2016, una condotta si è rotta e quindi ha sversato del petrolio nel Polcevera, un fiume di Genova. Sono state messe delle panne alla foce del fiume, ma è fuoriuscita una parte di questa sostanza. Quindi noi abbiamo proprio simulato, anche in questo caso in real time, cosa stava succedendo, quindi della fuoriuscita di greggio noi l'abbiamo ipotizzata proprio alla foce del fiume. Quindi abbiamo seguito la simulazione nel tempo e appunto coordinati con la Capitaneria di Porto che ci diceva
dove avvistava le varie macchie, noi le inserivamo nel modello e ne seguivamo l'evoluzione con loro. Un esempio diverso invece è stato questo dell'evento che si è verificato più o meno l'anno scorso sulle coste sia della Liguria che della Toscana, in cui sono stati rinvenuti delle cere paraffiniche. Ah, ecco. Allora sì. Ed erano state ritrovate appunto prima in Liguria e poi in Toscana. La Capitaneria di Porto ci ha chiesto se appunto tramite la simulazione riuscivamo a capire se poteva essere compatibile con il lavaggio delle cisterne di una nave in transito dal porto di Genova al porto di Livorno. Quindi in questo caso noi abbiamo fatto una simulazione nel passato, abbiamo simulato prima l'idrodinamica di 20 giorni e a quel punto abbiamo provato a simulare un rilascio di particelle galleggianti per 3 giorni, quindi compatibilmente proprio con un lavaggio di cisterne. Effettivamente abbiamo visto che le particelle dopo qualche giorno hanno cominciato a spiaggiarsi prima sulla costa della Liguria e poi nella parte della Toscana. Come vi dicevo, noi siamo appunto abbiamo preso parte a diversi progetti europei con diverse tematiche, appunto, sia per quanto riguarda la simulazione del motondoso, le attività di dragaggio, la sicurezza in mare, quindi l'oil spill, e anche per le valutazioni delle torbide fluviali. Vi presento brevemente i 2 progetti europei su cui stiamo lavorando proprio in questo momento, che sono poi gli stessi dei poster. Il primo è il progetto Interreg Mare Go, in cui noi siamo attuatori della regione Liguria, e diciamo l'obiettivo principale di questo progetto è proprio la redazione di questo piano transfrontaliero di gestione integrata della fascia costiera. La Liguria ha un'area pilota che va da Santa Margherita, da Moneglia alla Spezia, quindi nel Levante, e noi ci occupiamo proprio della propagazione del motondoso dal largo verso costa con il modello quindi d'onda Mike 21, e andiamo ad analizzare ogni singolo paraggio, la risalita, quindi il run up, per andare a valutare l'ampiezza della fascia di spiaggia interessata dalla risalita. Inoltre calcoleremo sempre utilizzando i modelli concatenati l'erosione costiera e quindi il trasporto vero e proprio dei sedimenti. L'altro progetto, che è il progetto Sailreport, in cui collaboriamo con ISPRA, è proprio volto alla simulazione invece alla valutazione del trasporto sedimentario dovuto ad azioni di dragaggio. Il nostro compito è la simulazione, prima di tutto idrodinamica, di un anno di tutto il Mar Ligure, con poi un downscaling nel golfo nella rada di La Spezia. Arriveremo a una risoluzione di circa 50 metri proprio per risolvere al meglio questi fenomeni. E dopodiché applicheremo il modello di dispersione del sedimento fino per andare a individuare quali saranno le aree interessate dall'influenza, analizzando dei dragaggi, dei tipi di dragaggi e degli scenari di dragaggio diversi. Il progetto Sailreport si pone proprio questo obiettivo qui, di testare una metodologia che sarà replicabile, proprio per fornire uno strumento di supporto alla pianificazione e alla progettazione della gestione degli interventi. In questo lascio la parola a Yolanda, che vi spiega bene.